benvenuti a questa nuova puntata. Da oggi non ci sarà più niente di Horror PS1 e passiamo a un titolo decente. Vi ricordate questo film? Ebbene, il gioco che vi mostrerò è proprio dedicato ad esso. Beh, godetevi la recensione, ragazzi! Nel 1993, quando era arrivato al cinema il ritorno di Batman di Tim Burton, era inevitabile che uscissero dei videogiochi dedicati al film. E le versioni che analizzerò qua è la versione per Mega CD, che sotto tanti aspetti è uguale alla versione per Mega Drive, ma molte cose in più rispetto alla versione originale su cartuccia. Il gioco non ha proprio una vera trama, segue le vicende del film, in cui Batman deve combattere a Gotham City Catwoman e il criminale Pinguino. Niente di più. Una storia che qua nel gioco quasi non esiste. Praticamente dobbiamo dire che è suddiviso in due parti. Le sezioni di guida sono realizzate con una sorta di simil modo 7 perfetto, con molte tonalità di grigio adatte all'atmosfera, una fluidità proprio perfetta e tanta velocità e tanta azione. Insomma, questa è la parte migliore. Invece la parte in platform è la parte peggiore del gioco, perché è realizzato certo con le giuste tonalità di grigio che danno un tocco di atmosfera gotica al gioco stesso, ma ha delle ambientazioni che sono molto scarne e le animazioni dei personaggi sono proprio scarse. Ma se vi piace il genere, potrete anche chiudere un occhio. Sul lato del sonoro dobbiamo dire che abbiamo pochi effetti sonori, ma comunque fanno bene il loro lavoro. Ma abbiamo una colonna sonora eseguita da Spencer Nielsen, che è molto bella da ascoltare ed è perfetta per l'atmosfera gotica. Sono tutti brani tendenti al pop e al techno. Sul lato della giocabilità, nelle sezioni di guida noi dobbiamo semplicemente guidare la nostra Batmobile e uccidere gli avversari che ci troviamo davanti. Sono solo nemici in scooter, in jeep, in auto, oppure particolari boss. Ognuno ha una loro resistenza e potenza d'attacco, quindi dobbiamo pianificare bene la nostra strategia per distruggerli e per non rimanere distrutti, perché anche la nostra macchina si distrugge. E per farlo dobbiamo usare non soltanto la mitraglia ma anche i missili, che non sono infiniti. Il nostro veicolo ha anche il turbo che la fa andare molto più veloce, ma se dobbiamo distruggere i nostri avversari dobbiamo farlo entro un certo tempo, perché non c'è il timer che scorre all'indietro. Insomma, questa risulta essere una parte molto divertente. Invece nella sezione platform noi siamo Batman che cammina sui tetti di Gotham e dobbiamo stendere a terra i criminali a forza di pugni. E questa risulta essere una parte abbastanza monotona, che forse vi può ricordare molto Final Fight o Double Dragon. Ci sono tanti giochi molto simili a quello. Ma qualche particolarità c'era il fatto che posso anche lanciare gli oggetti che possono fermare i criminali oppure arrampicarmi sui tetti.
E qua quando si tratta di combattere i boss che sono soprattutto famosi criminali come Catwoman, Pinguino, Max Shrek, risulta essere abbastanza difficile ucciderli, perché ognuno di loro ha una loro strategia e un loro attacco. Insomma, questo gioco, se non l'avete ancora trovato sul Mega CD, ve lo consiglio caldamente, ma sicuramente lo prenderete per le parti di guida, che sono la parte migliore del gioco. Invece per la parte platform forse lo eviterete, ma questo gioco vi saprà certamente divertire. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!